Buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento. Sono la dottoressa Stella. Oggi parliamo dell'insonnia ai tempi del coronavirus. Dormire bene in questo periodo risulta difficile anche per coloro che non soffrono normalmente di disturbi del sonno. Sono molti gli elementi che alterano le funzioni fisiologiche del sonno, come la preoccupazione per la propria salute e quella dei propri cari, la sospensione dell'attività lavorativa, fino al timore dell'impatto economico post-pandemia. Il sonno può risultare alterato anche dalla nuova routine quotidiana in quanto sono cambiate le abitudini. Può capitare di andare a dormire e svegliarsi più tardi o concedersi dei sonnellini pomeridiani che in condizioni normali non sarebbero stati possibili. Inoltre, da non sottovalutare il continuo utilizzo di dispositivi elettronici come cellulari, computer, tablet, sia per esigenze lavorative che scolastiche, quindi viene meno il rilassamento dovuto a una iperstimolazione del cervello durante il giorno. La luce blu prodotta da questi dispositivi può compromettere la produzione di melatonina, un ormone che facilita il sonno. Un consiglio per mantenere un buon ritmo sonno-veglia è quello di non cambiare le abitudini che si avevano prima. Utili alleati per fronteggiare questo tipo di disturbo sono la vitamina B e il magnesio, in quanto riducono lo stress e la tensione nervosa. Piante come la valeriana, la melissa, il biancospino sono utili, per le loro proprietà rilassanti, in quanto conciliano il sonno. Per oggi è tutto, per qualunque tipo di dubbio, vieni a trovarmi in farmacia. Ciao, alla prossima!